Posso dire intimistica? Posso? Sì, ma infatti, allora, il punto è questo, secondo me noi soffriamo tanto per capire Aida perché giustamente Aida è sempre stata sinonimo di spettacolarità, Arena di Verona. Allora, mia Certo. mamma, che è una grande appassionata d'opera, mia mamma mi ha detto, guarda Aida Rovigo, ah ma bello, cioè, certo, lì come fate senza animali? Perché Sì. nel suo immaginario c'erano le famose Aida a Caracalla, c'erano, non Un so, po' come in cavalli, Germania con la elefanti. Elfrick si chiama, che addirittura hanno fatto entrare gli elefanti. Sì, Cioè, vabbè. ma lì prende, per esempio, io diretto al Festival di Santa Margherita in Austria, che è il palcoscenico più grande d'Europa, del mondo, penso sia andare nella Turandot, andavano a cavallo in palcoscenico, ma veramente era. Certo. Oh. Allora voglio dire, quindi noi abbiniamo sempre Aida a questo concetto. Invece in realtà non è così, perché se noi prendiamo per esempio il terzo atto di Aida, Buongiorno. buongiorno, il terzo atto di Aida credo sia l'atto in assoluto. Sono ufficiale dell'amministrazione, ci conosciamo Ah, alla salve, fine. sì, Poi giusto, vengo giusto. a Bene, chiederci gli ok. A dopo. autografi. Dicevo, nel terzo atto di Aida è forse l'atto di Verdi dove io ho contato il maggior numero di pianissimi iscritti. E il punto è che naturalmente certi colori, certe cose al chiuso, all'aperto non si possono fare. È chiaro che vanno sacrificati, perché, a parte perché non passerebbero. Che se all'Arena di Verona facessi i pianissimi che ha scritto Verdi non funzionerebbero. Certo. Quando a Verona, al Filarmonico a gennaio, io ho diretto la Traviata, la prima cosa che ho detto all'orchestra è stata: signori, io so che voi la sapete, l'avete fatta mille volte, ma noi dobbiamo provare a fare una Traviata che facciamo in un teatro al chiuso, non stiamo facendo all'aperto. E non era facile cercare di convincerli a capire che il suono non può essere lo stesso, perché comunque è Traviata, non è così intimistica come Aida. Aida lo è molto di più. In realtà per me il senso profondo di Aida è la lotta, diciamo così, che si viene a creare fra due individui, Aida e Radamés, che comunque vengono schiacciati dal peso del potere, Certo. cioè potere sia politico che spirituale. E questo è un tema che a Verdi era carissimo, non è il caso che secondo me due fra i maggiori livelli da lui raggiunti, che sono Aida e Don Carlo, sono proprio su questo argomento, lo stesso Simon Boccanegra, cioè la ragione politica che va a schiacciare il singolo, non c'è spazio per il singolo. E allora, per esempio, c'è un punto nella scena del trionfo che io trovo straordinario, dove mentre tutti appunto trionfano, eccetera, eccetera, loro due, solamente Aida e Radamés, cantano un tema dolcissimo e malinconico che Verdi ha scritto genialmente perché contro la marcia, quando loro cominciano ed è proprio questo senso della impossibilità di fronte al peso del potere. E il peso del potere che, per esempio, secondo me nella parte dei sacerdoti è molto importante, ed ecco perché, per esempio, la sicuramente se ne sarà accorto, io in quella parte lì faccio un tempo abbastanza Sì, disteso ho proprio notato. perché voglio significare il fatto che appunto questa sicurezza devo dire, questa non è mia, questa è di Karajan. Io mi ricordo che quando sentii l'Aida di Karajan per radio da Salisburgo, arrivata a quel punto, feci un salto, perché non ho mai sentito in vita mia questa cosa. Perché questo fatto di andare in immoviamo, sembra veramente oh, che Certo. s'apre. E ecco, voglio dire, è tutto un po' una serie di situazioni che si contrastano fra loro, cioè quindi fra questo intimismo dei personaggi. Anche, io ho detto per esempio al Danito, no? Che è venuto e ha cominciato a fare il solito Amonasro, gridato, e io gli ho detto, scusa, primo, Amonasro è un re, secondo, gli etiopi erano uno dei popoli più progredi, lascia stare che gli egiziani ti chiamano barbari, ovvio che ti chiamano barbari Certo. perché loro. Ma poi tu sei un politico, tu quando vai a parlare con tua figlia, tu già ti sei fatto tutta l'idea di come. Ora, sicuramente sei uno che fa il sangue che ribolle, infatti quando lei ti fa incazzare tu sbotti, però di partenza è molto politica, molto insinuante, come dici, io so che deve venire Radamés, so che tu lo ami, hai capito? Intendi? Liberi, intendi?
Cioè, allora, secondo me Aida è un'opera che va scrostata da tante incrostazioni che il tempo e la tradizione ci ha depositato sopra. Certo, è famosissima. E sempre Verdi usa molto le terzine. Le terzine in Verdi rappresentano sempre o qualcosa di dolce o qualcosa di insinuante. E adesso subito, o anche quando lei dice una ida, è subdola, è Certo, astuta, e anche certo. questo va fatto un po' più sulla punta di fioretto. E questo secondo me poi scatena il contrasto quando arrivano i forti, e allora il momento del cantare forte. Allora, naturalmente una cosa del genere richiede tanto tempo, però sono stato molto contento che in quelle poche prove che abbiamo avute siamo riusciti comunque a mettere qua e là dei germi. Infatti mi fa piacere che abbiamo dato questa Sì, impostazione. poi molto raffinata tra l'altro, non è Sì. semplicemente intimistica, vabbè, Sì, ok, c'è beh certo, un gran... infatti, e poi quello che a me poi devo essere, e qui devo essere un po' vanitoso, quello che a me poi fa sempre un piacere enorme, è vedere quando soprattutto gli orchestrali capiscono che funziona. Quando alla prima, appena è finita, allora no, prima che rientri ancora sotto, hanno tutti cominciato a battere i piedi ritmicamente, dà soddisfazione perché fa Certamente. capire che, lo, che Che hanno hanno capito, che capito sono il cresciuti senso. Hanno capito e il senso certo. del fare i colori in un certo modo, perché io dico sempre a loro, signori, non mi fate tutto mezzo forte, è noioso, dico mezzo forte, è come il grigio, cioè sì, sta bene tutto, ma alla fine facciamo piano, pianissimo, forte, fortissimo. I colori ovviamente danno modo di... Caratterizzare Sì, la decisamente. rendono più viva, più Certo. interessante. Poi, ecco, certo, siamo sempre un teatro di tradizione, un teatro con un'acustica difficile, Molto perché insomma difficile, ho bisogna notato. stare sempre in continuazione attenti a cercare di evitare che Sì, è un venga... po' ovattata e quando si sale rimbomba un po', quindi Sì, è un infatti, teatro difficile, è vero. un'acustica non facile, però devo dire che insomma l'insieme mi è sembrato che... Ecco, questo è un po' il discorso dell'idea che... Va bene, dai. Faccio perdere più tempo, grazie mille.